L'Associazione Culturale e Recreativa 42, che ha organizzato le mostre Segni, Luci, Colori a Villa Vallero ed Entropia a Casa Toesca, compie 10 anni. Sono diversi i giovani che si avvicinano all'associazione e all'interno di essa vivono una nuova esperienza molto formativa. Li abbiamo incontrati per conoscerli e capire cosa significa per loro far parte di questa associazione culturale. Io sono Giulia, sono una studentessa di Storia dell'Arte. Sono laureata in beni culturali e sto continuando questo programma, diciamo, culturale iscrivendomi alla magistrale in storia dell'arte. Ho cominciato a collaborare con Area Creativa 2 anni fa in qualità di tirocinante e terminati 6 mesi di tirocinio mi sono resa conto che se rimanevo rimaneva effettivamente qualcosa di tutto quello che avevo imparato, altrimenti sostanzialmente finiva un po' tutto lì, perché nel momento in cui avevo terminato i 6 mesi era arrivato il momento in cui avevo davvero imparato qualcosa, mentre quando insomma ci si impara all'inizio è sempre un momento un po' di formazione, quindi il momento in cui io potevo dare qualcosa era quando era concluso, perciò ho deciso di rimanere. E è stato molto bello perché in questi 6 mesi comunque ho potuto capire qual era la mia strada all'interno di Area Creativa, perché noi tirocinanti, noi insomma volontari, abbiamo ognuno un ruolo ed è bello perché Karin, la presidente di Area Creativa 42, lascia che siamo noi a decidere quale sia il nostro percorso e in base alle doti, alle preferenze che abbiamo. In questo caso io sono diventata referente della didattica di Area Creativa 42, quindi mi occupo di visite guidate alle mostre, mi occupo di laboratori, di workshop e di far connettere insomma quindi tutti gli studenti di qualsiasi età ed estrazione al mondo dell'arte per avvicinarli anche un pochino. Dopodiché faccio anche un po' un ruolo diciamo di coordinatrice generale per quanto riguarda le mostre, le residenze d'artista e anche gli altri volontari, perché diciamo che fortunatamente nell'ultimo anno siamo aumentati di numero e questa è una cosa positiva, perché comunque è un lavoro duro e è un lavoro anche molto ampio. Quando uno pensa di fare il curatore pensa a un lavoro estremamente elegante e molto, molto interessante, molto bello, lo è, però è anche un lavoro molto faticoso che richiede tanta pratica e tanta coordinazione, quindi diciamo che faccio anche un po' questo ruolo. Lo consiglieresti? Sì, moltissimo, tant'è vero che molti tirocinanti che ho diciamo raggruppato in questi 2 anni, che ho consigliato, sono stati mandati proprio per questo motivo, perché è un qualcosa di estremamente formativo e soprattutto è qualcosa di importante anche per il proprio curriculum, dal momento che si presuppone che facendo questo tipo di volontariato magari ci sia anche un interesse per un eventuale mondo lavorativo in questo campo, è un'opportunità che spalanca molte porte, quindi sì, lo consiglio. Sono Eleonora, ho 20 anni, mi sono diplomata l'anno scorso al liceo artistico Felice Faccio di Castellamonte in design moda e sono entrata da pochissimo a far parte di questa organizzazione con la quale sto instaurando un bel rapporto e ho preso questa opportunità come un'esperienza che mi aiuterà a stimolare comunque le mie idee per il futuro. Durante questa occasione sto diciamo avendo un'esperienza in cui guardo quello che sta dietro ad un'organizzazione, dietro una mostra, dietro un evento, e sicuramente il lavoro è molto complesso e quindi c'è bisogno di tanta collaborazione anche tra noi volontari. È comunque un'esperienza che mi sta arricchendo molto per il fatto che durante il weekend io sto a contatto con una cosa che diciamo fa parte della mia vita, del mio essere, dei miei interessi, che è l'arte, grazie comunque ad un passato in cui ho praticato pittura ad olio e quindi diciamo che è una cosa che mi arricchisce anche le giornate che trascorro all'interno di Villa Vallero. E come ti trovi con Area Creativa 42? Allora, con Area Creativa mi sto trovando molto bene sia con i miei compagni che con gli artisti, che sono comunque 3 persone molto differenti, come è differente il loro modo di trasmettere l'arte e di spiegarla, diciamo. Un'esperienza che consiglieresti?
Sì, assolutamente, soprattutto per chi è amante dell'arte, ma non solo, perché comunque penso che l'arte stimoli qualsiasi persona, anche da un pubblico infantile a quello più adulto. E infatti molte persone comunque durante la visita della mostra sono rimaste meravigliate, anche perché proponiamo tre artisti con tre idee, seppur simili, molto diverse tra loro, spiegate in maniera diversa, tre concetti simili spiegati in maniera diversa. Sono Federica, ho 24 anni, e collaboro con Area Creativa da circa 2 anni. Ho, diciamo, iniziato per motivazioni personali, perché il mio indirizzo di studi è, essendo una studentessa di pittura all'Accademia di Belle Arti, diciamo, rientra un pochino con il programma che seguiamo e tutto quello che posso fare anch'io a livello di baby artista, ecco, diciamo così. E quello che faccio qui è principalmente aiutare dove c'è bisogno, questo è anche lo spirito dell'associazione, siamo tutti ragazzi giovani, studenti, per cui è anche bello mettere ognuno del suo, ognuno quello che sa fare aiutando gli altri, per cui ci siamo ritrovate anche a dipingere le basi su cui poi esporre le opere, piuttosto che fare la grafica delle locandine. Insomma, è abbastanza creativo come ambiente, direi molto creativo, per cui ecco, tutto quello che ho imparato fino adesso, anche a livello di organizzazione di un progetto, piuttosto che di turni che possono essere anche delle mostre o sorveglianze, eccetera, e devo tutto a Karin e all'Area Creativa. E cosa significa per te far parte di un'associazione culturale, detto in modo più generico? Ma far parte di un'associazione culturale intanto è sicuramente arricchente, perché appunto sia a livello di conoscenze che si possono stringere, amicizie o anche rapporti proprio personali, più professionali. Consiglieresti questa esperienza? Sì, consiglierei assolutamente questa esperienza, sia a studenti anche di università, ma anche a studenti di liceo, perché comunque è un'opportunità che può poi sfociare in un ipotetico lavoro, perché comunque di cose da fare ce n'è veramente tantissime e anche curiose, quindi anche un domani riuscire a seguire un corso magari improntato sulla curatela di una mostra piuttosto che altro, insomma Area Creativa fornisce degli spunti importanti secondo me, quindi sì, assolutamente. Sono Giorgio, collaboro con Area Creativa ormai da qualche mese, ho iniziato in occasione della scorsa mostra dedicata al pittore di pittura sacra contemporanea Elvis Spadoni, che abbiamo organizzato a Cornier. Area Creativa per me è un'ottima esperienza, io ho studiato alla Triennale di Beni Culturali qui a Torino, ho iniziato la magistrale di Storia dell'Arte e poi adesso sto proseguendo all'Accademia Albertina di Torino e Area Creativa mi dà la possibilità di realizzare un sacco di quegli obiettivi professionali che si hanno quando si decide di fare un percorso di questo tipo, ma se si entra nel mercato del lavoro, in questo specifico settore, spesso ci vogliono anni prima di poter ottenere incarichi di responsabilità o comunque avere la possibilità di mettersi in gioco. Area Creativa ci permette, collaborando con artisti di livello nazionale e anche internazionale, di realizzare questo obiettivo. Insomma, possiamo lavorare con critici importanti, possiamo organizzare mostre. Io personalmente sono entrato facendo parte del progetto Giovani Curatori, quindi collaboro alla curatela delle mostre che organizziamo, delle residenze d'artista. Insomma, abbiamo qui la possibilità di fare tante di quelle cose che magari nel mercato del lavoro ci sarebbero precluse, no? In qualche modo. La cosa più bella forse di Area Creativa è che è un presidio di resistenza in qualche modo. Io penso che in questo momento in cui il mercato della cultura è così in crisi, è così in difficoltà, è davvero difficile anche per grandi istituzioni tentare di tenere in ordine i propri bilanci, la storia recente di Torino purtroppo ce lo insegna,
Ecco, penso che un'associazione come Area Creativa che cerca di proporre gratuitamente su un territorio come il Canavese eventi artistici di primissimo livello, ricordiamo si parla di artisti di fama nazionale e anche internazionale in certi casi, ecco, credo che questo sia veramente qualcosa di importante, di fondamentale per una comunità che come il Canavese credo aspiri a non essere soltanto la provincia di qualcosa, ma voglia avere una propria identità. Associazioni come Area Creativa sono importanti per questo motivo, secondo me, perché rendono un territorio più ricco. In qualche modo gli danno un'identità che non è soltanto quella di orbitare intorno a qualcosa, orbitare intorno a una città come Torino, ma di avere qualcosa di proprio. Per questo noi teniamo duro, non è sempre facile andare avanti, spesso le cose non vanno così come si vorrebbe, comunque con un'associazione piccola in un territorio come questo non è facile, ma noi teniamo duro, adesso per fortuna siamo una squadra di giovani nuovi, siamo entrati tutti negli ultimi 2-3 anni e facciamo del nostro meglio, insomma. Sono Andrea, ho una laurea triennale in beni culturali e ora studio al secondo anno della laurea magistrale in storia dell'arte qua a Torino, all'Università di Torino. Mi è avvicinato ad Area Creativa un amico che ne faceva parte, per cui ho svolto il tirocinio per l'università e poi diciamo mi sono appassionato al progetto portato avanti da Area Creativa 42, soprattutto la parte dedicata ai giovani curatori. Grazie ad Area Creativa 42 ho avuto modo di entrare a far parte del mondo dell'arte, dei curatori, ho curato una mostra, sebbene piccola, comunque un primo passo verso quello che sarà il mio probabile futuro lavoro. Questa esperienza che cosa ti ha dato a livello umano, a livello culturale? Beh, innanzitutto sì, a livello umano intanto diciamo un'esperienza molto formativa, molto unitaria, cioè, ho conosciuto molte persone del mio stesso ambito che quindi fanno i miei stessi studi e vogliono raggiungere i miei stessi obiettivi e questa è stata rincuorante per me nel vedere che comunque molti giovani si impegnano nella storia dell'arte organizzando eventi culturali, organizzando mostre. D'altra parte ho avuto modo di conoscere molti artisti, il mondo vero dell'arte, quindi di coloro che fanno arte, non solo dei teorici, e ne sono rimasto veramente sorpreso. Quindi diciamo che questa esperienza ed Area Creativa mi ha aperto un mondo che prima non mi aspettavo di trovare. Quindi un'opportunità, quella per i giovani curatori, da non lasciar scappare? Sì, assolutamente, anzi diciamo quasi più ce n'è meglio è, nel senso che se ci sono molti eventi, molte mostre, si ha l'opportunità sia di svolgere un lavoro utile alla comunità artistica anche, però un lavoro utile per se stessi e per la futura professione e anche per la storia dell'arte in generale. Sono Valeria, sono uno storico dell'arte, curatore e critico. Lavoro come direttore artistico per Area Creativa 42. Il mio ruolo quindi è quello di cercare in qualche modo di realizzare progetti per residenze artistiche e mostre. L'attività che ho svolto fino ad oggi è prettamente legata all'attività curatoriale all'estero. Sono stata vincitrice di alcune borse appunto e residenze in Irlanda, a Dublino e in Olanda, a Tilburg presso la Sea Foundation. E in quelle occasioni appunto ho sviluppato quelle che possono essere appunto delle caratteristiche, delle credenziali tipiche di un curatore, spesso e volentieri caratteristiche che vengono poi sviluppate all'estero e che danno come imprinting quello di poter quindi coinvolgere e cercare molti più finanziamenti e risorse appunto e artisti che possano quindi collaborare e dare quindi un loro contributo a quella che può essere poi l'attività di Area Creativa per il prossimo anno, soprattutto questo è l'obiettivo e il progetto che abbiamo in mente. Da quanto tempo fai parte dell'associazione Area Creativa e com'è stato l'ingresso? Allora, non è da molto tempo che faccio parte di Area Creativa, la conosco da diverso tempo, ma è da quest'estate che appunto Karin mi ha dato appunto l'incarico di direttore artistico proprio a seguito di tutta l'attività che ho svolto in questi anni, soprattutto appunto come dicevo all'estero, e quindi
questo è stato, diciamo, il mio ingresso ad Area Creativa, e soprattutto adesso si tratta proprio di mettere in pratica quello che appunto ho potuto apprendere e valutare in qualche modo in questi anni di esperienza, attraverso quindi questa nuova collaborazione che si esprimerà appunto o attraverso workshop, talk, mostre, giusto da implementare quella che è l'attività già comunque ricca di Area Creativa. Come stai vivendo questa esperienza? Cosa significa per te e la consiglieresti? Allora, è un'opportunità soprattutto perché noto un potenziale in quella che può essere l'attività di Area Creativa e la sua location. Credo che possa dare in qualche modo i suoi frutti e dare quindi spazio a un rinnovamento, a nuove connessioni con l'estero, ma con anche appunto il resto d'Italia, e questo potenziale lo si potrà esprimere quindi nelle prossime fasi future, e quindi per il momento c'è grande entusiasmo nell'iniziare questa attività che appunto è da poco tempo ormai iniziata per me.